Lei festeggerà San Valentino oggi? No, no, oggi no. Festeggiamo altri giorni. Quindi l'amore è tutto l'anno? Tutto l'anno, sì. Sfatiamo questo mito, questo fatto del San Valentino solo il 14. Per me è tutto l'anno. E poi l'amore comunque in generale, la famiglia, i figli, i nipoti. Io lo festeggerò con le mie amiche più care e andiamo a ballare latinoamericano. Il 14 febbraio si rinnova la tradizione dei festeggiamenti per San Valentino. La festa degli innamorati prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino da Terni, morto proprio il 14 febbraio del 269. Venne istituita nel 496 da Papa Gelasio I, che la sostituì alla precedente festa pagana dei Lupercalia, celebrata in onore del dio Fauno, protettore del bestiame ovino e caprino, che prevedeva festeggiamenti sfrenati, apertamente in contrasto con la morale cristiana. Secondo la leggenda, il santo donò a una fanciulla povera una somma di denaro necessaria come dote per il suo sposalizio, divenendo così il protettore degli innamorati. È una festa che ha ancora un senso, secondo te? No, è una festa prettamente commerciale, secondo me, quindi ha perso un po' il valore, io personalmente non lo festeggio. Però chi lo vuole festeggiare, ben venga. Ma per lei che cos'è l'amore? Senta, guardi, le dirò che dopo tanti anni forse non l'ho ancora scoperto, sto ancora cercando. E questo penso che sia anche importante, cercarlo sempre, non rassegnarsi mai. Bisogna, secondo me, festeggiarlo perché è il giorno proprio dedicato all'amore. Il fiore che vendete di più? La rosa rossa è al primo posto, poi le orchidee, mimose e primule. Lo scambio di valentine, bigliettini d'amore spesso sagomati nella forma di cuori stilizzati, tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico, risale invece al XIX secolo e nel tempo ha alimentato la produzione industriale e la commercializzazione su vasta scala di biglietti d'auguri dedicati a questa ricorrenza. Quest'anno a Pescara le valentine diventano Lettere per Amore, un evento itinerante a cura della neonata associazione culturale Hub C con il contributo dell'assessorato alla cultura del comune di Pescara, nata da un'idea di Giovanna Romano. Oggi scrivere una lettera per amore è fondamentale perché c'è bisogno di sentire parole che hanno a che fare con la benevolenza, delle parole belle e che questo messaggio possa essere trasmesso da sé agli altri. E a vestire i panni dello scrivano per un giorno è Peppe Millanta, autore del famoso e pluripremiato Vimpel degli Orizzonti. Scrivo quello che vogliono loro, però abbiamo destinatari molto variegati, è stata una lettera per l'Italia ad esempio, una lettera per dei figli innamorati, un padre che non ha mai saputo dire ti voglio bene alla moglie, ai figli, alla famiglia, insomma, ma regate, insomma, si stanno un pochino sfiziando in vari modi. Posso chiederle a chi ha indirizzato questa lettera? A mio figlio Francesco, che è, come dicevo, il senso della mia vita, la mia gioia più grande, quindi l'ho voluto dedicare a lui. A chi la indirizzerà? I figli. Mio marito non c'è più, comunque anche al ricordo suo, insomma, la famiglia, ai nipoti soprattutto. Chi l'ha indirizzata? Mio figlio. Lui ha scritto delle parole bellissime che io non avrei mai pensato. Scriverai anche tu la tua lettera per amore? Se non avrò crampi questa sera, sì.